siamo chiamati a percorrere le stesse strade di rinnovamento, di crescita che abbiamo visto nel mondo. Saremo lo strumento che dà la vita a una nuova epoca, priva di pestilenze e di guerre. Una nuova era, in cui gli uomini sapranno ricostruire nel nome del nostro creatore. Costruiremo una città nuova, dove ci sarà posto per tutti. Ci saranno delle chiese e i palazzi del governo e della giustizia. Con scuole e luoghi per ospitare chiunque ne abbia bisogno. Una città nuova e illuminata, pronta ad accogliere nella consapevolezza della fede. Questa città sarà lo specchio della nostra anima, volto alla luce della conoscenza e dell'accoglienza. Ringraziamo ancora una volta questi straordinari attori. Riprendere, che la nostra vita possa tornare dopo un periodo difficile
come quello degli ultimi anni, e proprio noi con una vernice speriamo di risorgere. Grazie a tutti! Grazie! Complimenti e grazie per aver sempre reso magnifico questa edizione del Palio. E in effetti l'Arava Fenice è proprio il simbolo di questa serata. Torna infatti ora a trovarci al Palio dei Castelli la Compagnia dei Fogli, con un nuovissimo spettacolo, ideato appositamente per il nostro Palio, dal titolo Nel Fuoco della Fenice. Elemento di vita e di morte, dalla preistoria ai giorni nostri, il fuoco non ha mai smesso di esercitare il suo fascino. Religiosi riti ancestrali hanno come protagonista il fuoco, che rappresenta da sempre l'elemento naturale della passione e dell'amore. Ma il fuoco, fin dall'antichità, è anche simbolo dell'Araba Fenice, il leggendario uccello che brucia per poi risorgere dalle sue ceneri. La leggenda vuole che la Fenice sia nata dal fuoco che ardeva in cima ad un sacro salice e che dopo 500 anni di vita, al sopraggiungere della morte, si costruiva un nido con erbe scarpane secche per adagiarvisi e aspettare che reagisse il sole ed desse il fuoco. Dalle ceneri compariva un uovo che cresceva in pochi giorni, facendo così risorgere l'Araba Fenice. Il significato dell'Araba Fenice legata alla morte, alla rinascita, all'immortalità si associa da sempre anche alla grande forza e alla capacità di rialzarsi dopo le fasi di difficoltà, i fallimenti e le cadute, e per questa ragione è stata scelta come simbolo di questo Palio, con l'augurio e la speranza che tutti noi, dopo questi anni difficili, possiamo trovare la forza di rialzarci. Ed è con questo messaggio di speranza e con questo augurio che invitiamo tutti voi, gentili spettatori, ad assistere allo spettacolo della Compagnia dei Fogli Nel Fuoco della Fenice. Buon proseguimento di serata.